circolatore pompa, prevalenza e perdite di carico. Vediamo la differenza tra pompa e circolatore. Pompa serve per portare l'acqua da una quota iniziale ad una quota finale, superando il dislivello tra due bacini. La prevalenza della pompa serve a vincere il dislivello Z0. Circolatore serve a far girare l'acqua nell'impianto vincendo le perdite di carico. La prevalenza Z0 del circolatore serve a vincere le perdite di carico. La prevalenza di un circolatore è indicata dal costruttore e la si può verificare nel grafico della sua curva caratteristica. La curva caratteristica del circolatore riporta nel grafico come varia la prevalenza, misurata in metri, al variare della portata, misurata in metri cubi ora. Maggiore è la portata, minore sarà la prevalenza. La prevalenza dichiarata dal costruttore è riferita alla portata 0, quindi nell'esempio la prevalenza è 5,5 metri. Solitamente i circolatori hanno tre velocità regolabili. Nella curva caratteristica si troverà anche indicato il comportamento del circolatore alle tre velocità impostabili.